Salve e benvenuti sul canale di Jul. Oggi, come da titolo, parleremo e nello specifico recensiremo un gioco action RPG sviluppato dalla Cygames e pubblicato dalla Nintendo per piattaforme iOS e Android che porto abitualmente sul mio canale e che ritengo un gioco davvero valido che tutti voi dovreste provare almeno una volta. E sto parlando di Dragalia Lost. Dragalia Lost debutta a fine settembre 2018 e si impone subito sul panorama dei gacha games come la grande novità di casa Nintendo, rivale palesissimo di Fire Emblem Heroes, ma che nonostante questa nomenclatura che purtroppo si tira dietro anche ai giorni attuali, si sviluppa come un gioco sensibilmente diverso sia per quanto riguarda la gestione del tempo che necessita sia per quanto riguarda il sistema di evocazioni al suo interno. Attualmente infatti, e questo video viene registrato a marzo del 2020, Dragalia Lost è un tipo di app molto più vicina a un Grand Blue Fantasy piuttosto che a un Fire Emblem Heroes. E che questo sia positivo o negativo, beh, lo dovrete valutare voi dando un'occasione a questo gioco che personalmente vi straconsiglio. Detto questo, la presente recensione interamente in italiano sarà suddivisa in quattro sezioni dove andremo ad analizzare e recensire quelli che sono i quattro aspetti principali di qualsiasi tipo di gacha game. Sto parlando naturalmente dell'esperienza di gioco e dunque del gameplay e di come questo si sviluppa, il che si ricollega inevitabilmente al tempo che questa app richiede per avere un'esperienza di gioco soddisfacente. E poi abbiamo la sempre presente e sempre importante grafica. I personaggi sono accattivanti, hanno uno stile molto riconoscibile che può piacere solamente a poche persone, gli ambienti sono fatti bene, insomma si dovrà discutere anche di questo. E ultima ma non meno importante parte della recensione, il costo. Ragazzi, stiamo parlando di un gacha game, è un gacha game che per essere apprezzato richiede di sborsare parecchi soldi veri? O invece si tratta di un gioco che si può affrontare con grande tranquillità e completando tutti i contenuti di alto livello anche in versione free to play? Ebbene, se siete interessati a esplorare più nel dettaglio questo mondo di draghi, maghi e combattenti chiamato Dragalia Lost, avete trovato il video che fa per voi e la recensione può iniziare. Dragalia Lost è un gioco RPG puramente action, ovvero sarete voi con il ditino, il pennino, insomma con qualsiasi oggetto che vi permetta di interagire con il vostro device Android o iOS, a pilotare i vostri personaggi e a ordinare loro di sconfiggere i nemici. Potrete farli camminare, schivare, attaccare, eseguire dei first strikes che sono dei colpi potenziati e vi basterà cliccare sulle icone delle abilità del singolo personaggio presenti sul vostro dispositivo per poter scatenare le loro mosse peculiari che poi si ricaricheranno nel tempo. Il gameplay infatti, come potete vedere anche in schermo, è più vicino agli MMO come World of Warcraft o come un Final Fantasy XIV piuttosto che a un Fire Emblem Heroes. È molto più attivo e richiede comunque un'attenzione costante del giocatore che deve essere bravo a muovere il personaggio, a fargli schivare gli attacchi del nemico e soprattutto ad utilizzare le abilità al momento giusto. Il marchio di fabbrica peculiare di Dragalia Lost è la capacità di ogni singolo personaggio che guiderete, indipendentemente dalla sua rarità, di potersi trasformare letteralmente in un drago durante il combattimento. La trasformazione cambia l'aspetto del personaggio stesso, che diviene per l'appunto un drago, cambia il suo pattern di attacco e gli fornisce una singola abilità che il drago potrà utilizzare una volta durante la durata della trasformazione, che ha una barra e che solitamente apporta al personaggio un aumento spaventoso dell'impatto offensivo durante la partita. La trasformazione può essere sfruttata per danneggiare il nemico, ma anche per difendersi, in quanto il drago utilizza la sua stessa barra della trasformazione anche come barra della vita, e dunque potrete sacrificare la vostra forma drago per evitare di prendere danni spesso fatali sul vostro personaggio. Insomma, per farla breve, il gameplay estremamente action di Dragalia Lost è in grado sia di dare grandi soddisfazioni ai giocatori in single player che desiderano avere un'esperienza di gioco più intima e che vogliono limitarsi semplicemente a terminare gli eventi che il gioco ci presenta, sia ai giocatori che invece si vogliono concentrare su quella che è la caratteristica principale del gameplay di questo gioco, ovvero il multiplayer. Multiplayer che viene ampiamente sfruttato in tutte le modalità di gioco più difficili, nelle sfide che vengono solitamente definite di endgame, di fine gioco,
e si tratta di sfide che potremmo affrontare unicamente in multiplayer e per vincere le quali bisognerà collaborare e avere la fortuna di capitare con giocatori che conoscono i personaggi che pilotano e che, esattamente come noi, sono ben disposti ad organizzare strategie di gruppo anche molto articolate pur di riuscire a sconfiggere il nemico di turno. Se siete appassionati di questo tipo di gameplay action e magari venite, come già detto, da un MMO o comunque avete dimestichezza con esso, non potete assolutamente perdervi Dragalia Lost, perché è un gioiellino in formato tascabile che è in grado di dare veramente tante soddisfazioni. È innegabile che proprio questo formato per telefoni di Dragalia Lost lo renda spesso parecchio limitato, soprattutto dal punto di vista degli spostamenti del personaggio, in quanto non abbiamo una visione della mappa che una televisione o lo schermo di un computer ci può fornire. Però vi posso assicurare che una volta che vi sarete abituati al device su cui giocate, non avrete il minimo problema e riuscirete a muovervi e a gestire le strategie senza più grossi problemi. Per quanto riguarda gli eventi, Dragalia Lost punta decisamente di più alla qualità piuttosto che alla quantità. Gli eventi infatti non sono tanti, solitamente ogni mese abbiamo un evento nuovo e una rerun di un evento vecchio, ma ciò che ha reso veramente famoso questo gioco, anche al di là della sua nicchia, sono gli eventi collaborazione. Ragazzi, Dragalia Lost ci ha proposto delle collaborazioni semplicemente leggendarie. Basti pensare a quella con Fire Emblem Heroes dell'anno scorso, che ci ha permesso di ottenere Fjorm, Mart e Veronica come personaggi giocabili, e a quella appena conclusa con Monster Hunter, che invece che offrirci solamente personaggi presi dal franchise in questione, ha modificato dei personaggi già esistenti in Dragalia rendendoli a tema con l'evento in questione. Per cui sì, anche solo per le collaborazioni, che sono tra le migliori del panorama, ritengo che questo gioco meriti assolutamente una possibilità. Di primo impatto, Dragalia traumatizza inevitabilmente tantissimi giocatori per l'apparente quantità di tempo che bisogna per forza investire nel farming, ovvero nella raccolta compulsiva di oggetti che ci servono per potenziare le armi, potenziare i nostri draghi e avere delle unità sempre più performanti. Già solo la schermata di base di Dragalia è piena di sezioni e sottosezioni e mi rendo perfettamente conto che un nuovo giocatore che accende la app, si fa il prologo e si ritrova davanti un putpurri del genere di informazioni e di modalità da imparare ne possa inevitabilmente uscire scoraggiato. Detto questo, il tempo che Dragalia richiede al giocatore diventa sempre meno man mano che si impara ad avere dimestichezza con il gioco, al punto che, e questo ve lo posso confermare poiché è esattamente quello che faccio io in prima persona, si arriverà a poter tranquillamente evitare di toccare l'app anche per delle settimane intere, senza perdere minimamente il vostro stato di gioco. Ma ora facciamo un passo indietro e torniamo a parlare del farming, in quanto ciò che è sempre stato criticatissimo a Dragalia è stato nel giro di quest'ultimo anno decisamente migliorato, anzi siamo quasi al punto di poter parlare di rivoluzione nel sistema di accumulo di risorse. E questo è stato possibile grazie a tre inserimenti fondamentali che sono per l'appunto stati apportati all'app durante il 2019. Sto parlando dei tre tasti che state vedendo ora in schermo sulla destra, ovvero il tasto auto, che se viene cliccato permette ai nostri personaggi di, combattere da soli, senza alcun bisogno del nostro intervento, e si parla di una modalità auto parecchio intelligente in quanto i personaggi utilizzano anche le loro abilità da soli. L'unica funzionalità che è bloccata per ora è ancora la trasformazione in drago, per la quale dovremo intervenire noi. E poi abbiamo altri due tastini che vanno in combo con questa modalità, ovvero la possibilità di aumentare la velocità degli stages, il che renderà il farming molto ma molto ma molto più rapido, e soprattutto l'ultimo tasto, che è stata proprio una manna dal cielo grazie a Cygames, ovvero il tasto di
autoripetizione dello stage. Mi spiego. Se state affrontando uno stage che avete già completato almeno una volta, vi basterà cliccare questo tasto e questo stage si ripeterà all'infinito fino a quando non avrete finito gli AP. Il che significa letteralmente che voi potrete programmare un loop di farming assolutamente automatico senza dover toccare il vostro telefono. Sapete che cosa vuol dire questo, ragazzi? Che potrete cucinare, leggere, andare al parco, potrete scorrazzare, fare tutto quello che volete, mentre il vostro telefono farma Dragalia Lost in totale indipendenza. Ah, inoltre questo gioco regala abitualmente a tutti i suoi giocatori una montagna di skip tickets, che sono degli oggetti consumabili che ci permettono di completare automaticamente uno stage e di ottenerne le ricompense senza dover ripetere la battaglia. Questa funzione è valida solo nel caso in cui lo stage sia stato completato almeno una volta, ma è di una comodità allucinante. Ah, e vi ho detto che tutte queste funzionalità, dal tasto auto al tasto velocità agli skip tickets, sono assolutamente gratuite? Non dovrete sborsare un euro. Certo, questo non significa che Dragalia non abbia i suoi punti dolenti dal punto di vista della gestione tempo. L'Alidom in primis, che è una struttura in stile The Sims che dovrete ampliare, costruire e migliorare al fine di alzare le statistiche dei vostri personaggi e migliorarne le prestazioni in battaglia. Poi c'è il sistema di forgiatura delle armi, che per quanto sia stato semplificato quest'anno, risulta comunque un ostacolo abbastanza grossino per i neofiti. Ma non preoccupatevi, ragazzi, in quanto il gioco vi fornisce tutti i tutorials del caso e internet pullula di persone e di siti che vi saranno utilissimi per imparare le basi di Dragalia Lost. Una volta imparate quelle, beh, non vi fermerà più nessuno. Se apprezzate lo stile molto kawaii made in Japan, se vi piacciono i colori sgargianti e le ambientazioni tipicamente medievali, beh, Dragalia è impeccabile. Gli artwork dei personaggi sono infatti tutti estremamente curati e ben fatti, e sto parlando sia degli artwork dei personaggi di massima rarità, cioè i 5 stelle, sia degli artwork dei personaggi di bassa rarità, quindi anche 3 e 4 stelle. I draghi allo stesso modo sono molto curati, abbiamo varie tipologie di drago, da quello classico in forma mostruosa a quello più, come già detto, giapponese, magari in versione ragazzotto con le ali da diavolo o simpatica signorina popstar con la coda da sirena. Insomma, non si può dire che la grafica di Dragalia Lost non sia accattivante, ma si può tranquillamente dire che esistono tante persone al mondo che non riescono a sopportare questo tipico stile di disegno nipponico e che quindi potrebbero tranquillamente non apprezzare e anzi rimanere molto infastiditi da questa costante presenza di occhioni grandi, signorine formose e ragazzotti abbastanza prestanti e che invece preferirebbero un maggiore realismo che, ve lo dico subito, questo gioco difficilmente vi può offrire. Se invece, come me, amate questo stile di disegno, sappiate che non rimarrete delusi né dall'esperienza di gioco in sé, né tantomeno dalla storia di Dragalia Lost, che è una storia semplice, ma nella sua semplicità molto efficace e ben contornata da disegni curati e ambientazioni estremamente carine. Aggiungo inoltre, dal momento che stiamo parlando di grafica, che anche il sonoro di Dragalia Lost è di livello estremamente alto. Io non posso proporvelo in questo video in quanto la Nintendo è parecchio cattivella con il copyright, per cui non voglio rischiare di avere problemi da questo punto di vista, ma vi posso assicurare che le musiche sono strepitose, soprattutto quelle che vengono proposte per degli eventi particolari, e che non vi annoierete mai a sentire le OST che vi verranno proposte all'interno del gioco. I gacha games, categoria alla quale appartiene anche Dragalia, sono giochi che sfruttano un sistema di evocazioni, anche note come summons o pulls in inglese, che permette al giocatore di ottenere, con determinate percentuali, personaggi di rarità variabili. Questo sistema è spesso associato al gioco d'azzardo e vi dirò che questa associazione non è affatto sbagliata, in quanto parliamo di base, di pura fortuna, che piloterà l'esito delle nostre evocazioni. Detto questo, che era una doverosa introduzione a che cosa si intende con gacha game, Dragalia Lost è, a mani bassissime ragazzi, e lo dico proprio con tutta l'oggettività del mondo,
uno dei giochi più free to play friendly che io abbia mai provato, visto o conosciuto, in particolare per quanto riguarda la casa Nintendo. No, non sto parlando di una mera questione di percentuali. I 5 stelle non vi vengono certo offerti su un piatto d'argento, può essere, come in tutti i gacha games, molto difficile tirare fuori il vostro beniamino, e purtroppo Dragalia Lost non dispone ancora di un sistema di piti, o meglio, ce l'ha, nel senso che il 5 stelle è assicurato dopo un tot di evocazioni, ma purtroppo non è assicurato quello in rate up, ovvero quello protagonista del banner che sceglierete, per cui no. Non è uno dei gacha dove è più facile trovare i personaggi che volete, ma è uno dei gacha più free to play a mio parere per la quantità di risorse gratuite che viene fornita dall'app stessa. I login bonus per i vari eventi speciali, come può essere un anniversario, un mezzo anniversario o una festività di Natale, sono sempre ghiottissimi. Non mancano mai le multi gratuite, quindi banner dove potremmo evocare gratuitamente una volta al giorno anche per delle settimane, e soprattutto non mancano le risorse per evocare, che ci vengono costantemente non solo regalate proprio dai programmatori, ma anche offerte tramite eventi e altri meccanismi molto di base, come può essere la banalissima lettura delle storie dei singoli avventurieri. Sì, anche quello ci fornisce della Wormite per evocare. Per cui sì, magari vi capiterà di essere estremamente sfortunati, vi capiteranno le giornate no, ma vi posso assicurare che questo gioco non vi permetterà di rimanere al verde per più di una settimana, in quanto si riescono ad accumulare anche 3-4 multi da 10 in una settimana sola, senza sborsare un solo quattrino. Per cui sì, Dragalia Lost si prende assolutamente 10 lode per quanto riguarda il costo, in quanto è un gioco free to play al 100%, riuscirete senza problemi a completare tutti i contenuti di gioco avanzati, senza dover mettere mano al portafoglio, e soprattutto, altra caratteristica che ci tengo ad evidenziare, moltissimi personaggi che sono attualmente in meta, quindi personaggi ritenuti forti, sono personaggi che non appartengono alla categoria dei 5 stelle. Questo gioco infatti offre e offrirà in futuro, perché sappiamo già che ci saranno dei potenziamenti a personaggi già presenti, un ottimo palco scelta di personaggi a 4 e anche a 3 stelle, che una volta potenziati al massimo potranno dare del filo da torcere anche ai 5 stelle. Dunque, sono riuscita a convincervi a dare un'occasione a questo bellissimo gioco? Lo spero con tutto il cuore. E aggiungo inoltre che a breve realizzerò una guida sull'installazione di Dragalia Lost sul vostro dispositivo mobile, in quanto, grossa nota dolente del gioco, non abbiamo ancora una versione nordamericana/europea rilasciata e non si sa nemmeno se l'avremo. Per cui l'unico modo che abbiamo per poter giocare a Dragalia, dal momento che la Nintendo non permette assolutamente l'uso di emulatori, è di sfruttare dei programmi di importazione di giochi dal Giappone. Ne esistono vari, ma personalmente vi consiglio di utilizzare Coop, che è gratuito al 100% e a me non ha mai dato problemi. Ma ne parleremo più nello specifico in questo video, che una volta realizzato vi linkerò proprio adesso in schermo. Detto questo, miei carissimi ascoltatori, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che abbiate imparato qualcosina di più a proposito di questo carinissimo gioco, spero che continuerete a seguirmi, e se volete farlo, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina qua sotto, in questo modo resterete sempre aggiornati sulle mie future pubblicazioni. Io vi auguro una bella esperienza di gioco su Dragalia Lost, vi auguro tanta fortuna e spero che questo video sia stato gradito. Da Giulle è tutto e ciao!